città, strade vuote, ombre nell'oscurità. Berlino, soldati stanchi ad ogni età, sopra i muri con le donne che le stanno vicino. Che tra poco tutto finirà, a Parigi, Londra e tutte quante le città. Siamo davvero felicissimi di essere qui su questo palco. Noi siamo gli Alter Matia e omaggiamo l'intramontabile musica dei Matia Bazar. Ci accosteremo con rispetto sia al loro repertorio, cimentandoci nell'arrangiamento dei loro più grandi successi, che alle voci strepitose che i Matia Bazar hanno sempre scelto. Partirei però, ed è doveroso, col fare i ringraziamenti a coloro che hanno reso possibile la realizzazione di questa splendida serata. Facciamo un grande applauso al Comitato Feste. Forte, 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 forte! Anche all'amministrazione comunale, forte l'applauso, grazie! Inoltre, per chi non lo sapesse, questa sera siamo anche in diretta su Play News 24 a cura di Luca Caporale, al quale vorrei fare veramente un grande, grande, grande applauso. Un ultimo applauso, poi torniamo alla musica, lo facciamo anche al service. Forte l'applauso alle luci e audio, Pietro Crisci e il suo staff, Samuel e Alfonso. Grazie. Adesso godiamoci la musica, un brano innovativo
dalla sonorità straordinaria, un testo sensuale, insomma non ha bisogno assolutamente di troppe presentazioni. Questa sera noi ve lo riproponiamo nella nostra personale versione. Il titolo è Per un'ora d'amore. So cosa farei, na 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 era era per poterti sfiorare, non so cosa darei. Il prossimo brano si è classificato al terzo posto nella categoria Campioni al Festival di Sanremo nel 2001, che ha visto alla voce la meravigliosa voce di Silvia Mezzanotte. Il brano è Questa nostra grande storia d'amore. Segreti chiusi dentro, una notte sensuale, sensuale.
Dopo circa 5 anni di assenza, i Mattia Bazar annunciano il ritorno di Silvia Mezzanotte e tornano alla ribalta con un album piacevole e raffinato che porta il nome del prossimo brano. Parla di una storia d'amore difficile, ora giunta al termine. Conseguenza logica. Ora basta, parlo seriamente, mi vuoi ascoltare o no? Sto per dirti molto chiaramente che domani me ne andrò. Sempre più difficile la nostra realtà, continuare che senso ha? Domandarci ancora cosa mai ci è successo. Aria tesa, aria soffocante, qui non si respira più. Io ti sento sempre più distante, sento che non sei più tu. Conseguenza logica, almeno per me, e di sempre se il problema poi rimane lo stesso. Come farò a tenerti lontano da me se le mani poi cercano te? Dimmi come farò, non lo so. Mattia Bazar si sono uniti nel 75 a Genova. Antonella Ruggero alla voce, Carlo Marralli alla chitarra, Aldo Stellita al basso, Piero Cassano alle tastiere, Giancarlo Golzi alla batteria. Questa è la formazione storica che tutti noi sicuramente ricordiamo. Ma i Mattia Bazar hanno cambiato diverse volte i membri, soprattutto le cantanti, ma pian pianino questa sera vi racconterò tutto.
Il prossimo brano è stato pubblicato come singolo nel 77 e l'autore del testo è Aldo Stellita, mentre la musica fu composta da Carlo Marrale e Piero Cassano, un trio veramente vincente. Questo brano lo conoscete tutti, si chiama Solo tu. Solo tu col calore, quel mattino che rinasce intorno al sole. Cosa può più importare se la pelle così lascia carezzare? Risvegliarsi ormai per me, ma nel senso senza te. Solo tu stamattina, per alzarmi ancora un giorno insieme a me. Solo tu, solo tu, fuori a cena, soli con l'infinità di una candela, e sicuri di creare l'atmosfera giusta di chi vuole amare, impazienti come me, nel silenzio intorno a noi. Solo tu, questa sera, solo tu qui vicino, le mie foglie fra i capelli sul cuscino. Solo tu mi sai dare cose vecchie sempre nuove da sognare. Mille volte tu lo sai, non è stato un cuore mai. Solo tu, notte intera, come dicevamo poc'anzi, Antonella Ruggiero è stata la prima cantante dei Mattia Bazar, storica, ma dopo 14 anni di sperimentazioni musicali e di grandi successi, purtroppo lasciò il gruppo, passando il testimone a Laura Valente, successivamente a Silvia Mezzanotte, e con la Mezzanotte ricordiamo che fu reclutato anche l'arrangiatore e polistrumentista Fabio Perversi. Poi entrò Roberta Faccani, poi la reunion con la Mezzanotte e infine la rifondazione con Luna Dragonieri alla voce e la nuova formazione definitiva della band. Quindi oggi nei Mattia Bazar abbiamo Piercarlo Lallo Tanzi alla batteria, Silvio Melloni al basso e il chitarrista Gino Zandonà. Naturalmente Fabio Perversi è l'unico superstite dei Mattia Bazar e attualmente è ancora nella formazione.
Questa versione dei rinnovati Mattia Bazzara esordisce a maggio del 2022 con il singolo Non finisce così, frutto di un testo ritrovato fra gli appunti di Giancarlo Golzi e musicato successivamente con la partecipazione di Piero Cassano, quasi come a unire il presente e il passato della band. Il brano è inserito nel nuovo album intitolato semplicemente The Best Of ed è composto da grandi classici di diverse ere della band, riarrangiati e reincisi dalla nuova line-up, guidata quindi da Luna Dragonieri alla voce. Molti dei brani tratti da questo album ve li faremo ascoltare anche noi questa sera. Intanto ci possiamo gustare Non finisce così. Non finisce così, manca ancora qualcosa. Un sorriso, una foto, un cuore, una rosa. Se riparte da qui, accende ancora di strada. Facile o difficile tornare, ma sai, mi mancava tutto di noi. Mi sentivo fragile. Grazie mille. Il prossimo è uno dei miei brani preferiti della discografia dei Mattia Bazzara, Cavallo Bianco. Ci porterà, ci insegnerà la nuova strada.
Grazie mille, questi applausi fanno bene al cuore. Nell'85 i Mattia Bazar partecipano al Festival di Sanremo e vincono il premio della critica col brano Souvenir. Noi ve lo proponiamo in una chiave un po' più moderna e fresca. Souvenir. E le foglie morte nel vento, tra le pale del Moulin Rouge, danzano da sempre nel tempo, come le chantose a Picard. Atmosfera vagamente retro, anche se con il naso all'insù, come pianto stravagante sarò tragicomico, acrobata in bilico sulla città. Chanson d'amore, un attimo di te. Il prossimo è un altro grandissimo successo, scritto da Aldo Stellita, scomparso purtroppo nel 98. Lui è stato il bassista e poeta storico dei Mattia Bazar. Questo è un suo ultimo testo lasciato prima della sua scomparsa. È dedicata a tutti i giovani e dice: ricordati di guardare sempre la vita dritta negli occhi, di non lasciarti troppo abbattere dalle avversità, le tante, tante avversità che noi tutti incontriamo ogni giorno durante il corso della nostra vita, ma soprattutto di non abbassare mai gli occhi. E il titolo è proprio Non abbassare gli occhi. Thank you.
già nelle tue mani. Con me, dimmi cosa c'è, se anche tu di notte non dormi mai, e come un chiodo batte, questa idea non smette di farmi pensare, di farmi male, non capisco me, non capisco te, non abbassare gli occhi mai. E adesso sorridi amore, non abbassare gli occhi mai, non abbassarli adesso, ora che amore. È un brano conosciutissimo di Mattia Bazar, è dell'anno 92 e qui abbiamo veramente bisogno della vostra partecipazione, abbiamo bisogno della vostra voce. Il brano si intitola Mister Mandarino, la conoscete? Qualcuno? Allora, il brano è semplice, quando dirò oe oe, voi dovete rispondere Mister Mandarino, è semplicissimo, vogliamo fare una piccolissima prova? Ci proviamo, no? Oh, oh, ci siamo quasi, forse è il caso di ripeterlo. Oh, oh, ok, abbiamo bisogno di un pochettino di voce in più. Un'ultima volta e poi partiamo tutti insieme. Oh, eh, oh, eh. Ok, adesso ci siamo, credo che possiamo veramente iniziare. Le vostre mani a tempo. Oh, eh, oh, eh. Dimmi tu chi sei. Dimmi cosa fai,
sono venuto da molto lontano, per caso eccomi qua. Io sono l'anima dell'amore che passa e se ne va, e porto sempre con me la voglia di sognare, distese verdi per chi è triste non sa amare. Oh, Mister Mandarino, che sorprese dai quando parli tu. Oh, Mister Mandarino, ma di dove sei? Dove te ne vai? La 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 la. Continuiamo con il ritmo, mettiamo alla prova il pubblico ancora una volta. Vorrei iniziare dalla mia sinistra, ci proviamo, oe oe, voi risponderete Mister Mandarino, ci proviamo. Oe oe. Dimmi tu chi sei, dimmi cosa fai, qui al centro. Oe oe. Ma di dove sei? Dove te ne vai? Da questa parte. Oe oe. Ma di dove sei? Dove te ne vai? Oe oe. Tutti insieme. Mister Mandarino, ma di dove sei? Dove te ne vai? Il mio applauso va a voi, grazie. Il prossimo brano non è firmato Mattia Bazar, ma Silvia Mezzanotte. È tratto dal suo secondo album da solista intitolato Lunatica, pubblicato nel 2008. Io amo tantissimo questa cantante e allora ho deciso di omaggiarla così con un suo brano da solista. Il titolo è Non c'è contatto. Buon ascolto a tutti voi. Non c'è credere se all'improvviso ti giri e più forte respiri. Non c'è credere se nella notte un po' mi disegni e poi ti rassegni. Io non ti sento, tu sei distratto. Non c'è contatto, nemmeno a letto. Non c'è cantare, non c'è sognare. Nel tuo cercarmi non c'è calore. Non ti chiedo di lasciarmi entrare. E se è vero che mi ami, apri i tuoi panni. Io ci sono messo, libero i tuoi sensi e le paure che non sai. Rimani te non perdermi, ma io ci sono adesso. Scivoli nell'anima e di nuovo dove vai? Ma non ci credere se rimpianto e consuma le foto che guardi. Non ci credere se prima chiedi permesso e poi ammetti me stesso. Ti sono accanto ma non ti sento, e il tuo sorriso è un fuoco spento. Non c'è inventare, non c'è scaldare, in questa stanza non c'è più sole. Io ti chiedo di lasciarmi entrare.
La nostra band porta il nome di Altermatia e molti, devo dire, ci chiedono il perché di questo nome. E brevemente spiegherò questa cosa qua. Quando arrivò il momento della scelta del nome, io ho provato a pensare a cosa siamo noi, ovvero interpreti di canzoni. E l'interprete è colui che esegue ciò che è stato scritto e composto da altri. Detto più semplicemente, in ambito musicale significa cantare o suonare un brano creato da altri. Poi ho provato a pensare a cosa sono stati e chi sono oggi i Mattia Bazar, una delle band che ha scritto la storia della musica italiana. Concordate con me che loro sono davvero grandissimi. Allora pensavo, un alter ego, un'alternativa, il significato è veramente doppio. La locuzione latina alter ego vuol dire un altro io. Insomma, perché no inserire una parte di questa parola nel nome della band? E da qui è nato il nome Altermatia, e pronunciandola mi dà quasi l'idea della parola alternativa, quasi come se noi fossimo, fra virgolette, un'alternativa alla band originale, una versione altra della band originale. Come dicevo poc'anzi, quindi il significato è doppio. Per noi Mattia Bazar sono ispirazione, veramente amiamo tantissimo la loro musica, motivo per il quale cerchiamo di interpretare al meglio i loro grandi successi. Ecco spiegata l'origine del nome. Andiamo al prossimo brano. Nel 2000 i Mattia Bazar partecipano nuovamente al Festival di Sanremo, classificandosi all'ottavo posto della categoria campioni con il brano Brivido Caldo. Cantatela con noi. Attraversata da un brivido caldo, persone folli più grandi di me, vivendo mille in contrasto riparto
prossimo brano ce lo farà ascoltare Alfonso. Vorrei fare un forte forte applauso ad Alfonso Colangione, chitarra e voce. Grazie. Il brano che vi farà ascoltare si intitola Che male fa. Cantatelo con noi. Stringere i denti per una volta, anche se so che del mio cuore poco ti importa. Vorrei rubare un po' d'amore, è vero, tutto per me. E se fra me e te c'è un mondo intero, che male c'è? Tu, peggio come sei stata un po' anche mia, e con te vale la pena di tentare un'avventura. Che male fa crederti amica per una sera, fingere mai anche così darti tutto di me. Vorrei rubare un po' d'amore, vero, tutto per me. E se fra me e te c'è un mondo intero, che male c'è? Perciò come sei stata un po' anche mia, e con te vale la pena di tentare un'avventura. Tu, l'applauso. Grazie. Avete appena ascoltato Che male fa, veramente bellissimo questo pezzo in acustico. Il prossimo brano si intitola Ti sento. Inutile dire che è uno dei più grandi classici dei Mattia Bazar, se non il classico per eccellenza del loro repertorio. È un successo veramente internazionale, un successo senza tempo, infatti possiamo ascoltarla ancora oggi nelle radio.
la passano ancora, nonostante sono passati davvero tantissimi anni. Ti sento. La parola non ha né sapore né idea, ma due occhi impotenti, petali d'orchidea. Se non ha, brano si intitola Messaggio d'amore, brano con cui i Mattia hanno vinto il Festival di Sanremo nel 2002. Messaggio d'amore. Sì.
c'è l'amore di poche parole. Il segreto è nascosto di un cuore che sa. Ho capito che forse l'errore non sei stato tu. E con tutta la forza che ho dentro ti voglio di più. Ho ascoltato il rumore, il silenzio, parlare nel tempo. Ho sognato il tuo viso, i tuoi occhi, sorriderti. Oh, quanta nostalgia tu. Vi siete mai chiesti il perché invece del nome Mattia Bazar? Il nome Mattia Bazar viene dallo pseudonimo di Antonella Ruggero, che negli anni 70, pensate, si faceva chiamare per l'appunto Mattia, da Matan, cioè matta in genovese. Il nome Bazar invece deriva da una precisa caratteristica del gruppo. I membri, infatti, hanno sempre voluto fare tutto da soli, dalle canzoni agli arrangiamenti, ai testi, all'organizzazione delle tournée, e tutto questo per loro era un gran bazar. Quindi da qui il nome Mattia Bazar. Stasera che sera è stato il primo singolo dei Mattia Bazar, pubblicato nel 1975. Noi questa sera ve lo riproponiamo in una chiave un po' più moderna, nell'arrangiamento dei nuovi Mattia Bazar. Stasera, che sera.
sera, che sera, restare tutto il tempo con te. Di notte l'amore, l'amore è sempre una sorpresa per me. Puoi respirare il profumo del mare mentre dal vento tu ti lasci cullare. Fare signore o il mendicante, non scordarsi mai però di essere anche amante. Stasera, che sera, restare Vacanze romane è il capolavoro musicale che compie, pensate, ben 40 anni. È stato scritto da Carlo Marrale insieme con Pianti, Aldo Stellita e Giancarlo Golzi. Debuttò sul palco del Festival di Sanremo nell'83 e, classificatasi al quarto posto, si aggiudicò il premio della critica per poi diventare un successo internazionale. La canzone richiama con nostalgia i tempi passati di Roma. La visione è quindi nostalgica ed evocativa di una grandezza e di una magnificenza che è andata poi, pian piano, perduta per sempre.
Vacanze romane. Vi facciamo ascoltare un brano che a noi piace veramente molto, ci divertiamo tantissimo. Electroshock è un brano dell'83 e rappresenta un po' questa società, questo mondo
che ci vuole un po' tutti uguali, ma noi dobbiamo tirar fuori quello che siamo veramente e non farci dire da nessuno come essere. Elettroshock per tutti voi. Grazie.
Dopo un forte elettroshock, passiamo al prossimo brano che è pur sempre grintoso, ma che parla d'amore. Un sentimento che spesso fa soffrire, ma non per questo è destinato a morire. Ed è un brano con cui nel 93 i Mattia Bazar si presentano per la sesta volta al Festival di Sanremo con Laura Valente alla voce. Il brano si intitola Dedicato a te, è dedicato a tutti voi questa sera che siete qui. Sempre presente.
Bene, prima di farvi ascoltare l'ultimo grande successo dei Mattia Bazar, siamo giunti al termine di questa meravigliosa serata all'insegna della musica e noi non possiamo far altro che ringraziare tutti coloro che hanno permesso tutto questo e che stasera hanno lavorato per noi dietro le quinte. Vorrei fare un applauso al service, alle luci, all'audio, Pietro Crisci e il suo staff. Forte l'applauso! Un grande applauso per l'amministrazione comunale. Forte l'applauso! Un fortissimo applauso va anche al Comitato Feste. Forte l'applauso! Forte! Alle riprese e alla diretta di Play News 24, un forte applauso per Luca Caporale, che domenica sarà qui per una bellissima serata. Segnatevi questo appuntamento. Allora, adesso possiamo continuare con un brano bellissimo ed è il brano conclusivo della serata. E parla con grande delicatezza del tema della solitudine che può sfociare facilmente nella disperazione e nella depressione. Golgi e Stellita, i due grandi autori e poeti del brano che ricordo purtroppo non sono più qui fra noi, invitano ad aggrapparsi alla speranza e a non lasciarsi mai sopraffare dalla malinconia e dalla tristezza, a buttarsi a capofitto nella vita. C'è un mondo fuori che continua a danzare e ci chiama a ballare insieme a lui e ad aggrapparci a quella piccola fiamma di fiducia e determinazione che ci fa muovere oltre la paura. C'è tutto un mondo intorno. Grazie Candela, un applauso va a voi. Grazie per essere stati qui. Per caso un giorno letto ti trovassi solo sei, senza una compagna che poi ti aiuti nei tuoi guai. E se poi il cielo blu si chiude d'improvviso su di te e ti senti come un ladro che ha paura anche di sé, guardati allo specchio e guarda poco, poco intorno a te. C'è tutto un mondo intorno che gira ogni giorno e che per fare non potrai, e viva e viva il mondo, tu non girarmi intorno, ma entra dentro al mondo. Ma sconosciuto
Grazie. Adesso è arrivato il momento di presentare la mia band. Vorrei partire dalle chitarre. Alla chitarra acustica facciamo un forte, fortissimo applauso a Rocco Moroncello. Forte l'applauso! Alla chitarra elettrica facciamo un forte applauso per Antonio Scaramuzzo. Al basso facciamo un fortissimo applauso per Nazario Granata. Per il nostro batterista Giuseppe Solazzo. Alle tastiere e alla fisarmonica, forte applauso per Antonio Gervasio. Alle chitarre e alla voce facciamo un fortissimo applauso per Alfonso. E alla voce, forse la sembra l'harmonizer che sta. Dicevo, forse la prossima cantante dei Mattia Bazzar, o no? Angela Teneriello. Grazie, troppo gentile, grazie veramente. Grazie Candela, grazie. E San Rocco, un applauso allora a tutti i Rocco qui presenti, soprattutto al nostro Rocco. Allora chiedo scusa, lui fa finta di niente adesso, però siccome ieri sera abbiamo dedicato questo brano a Giuseppe che compiva gli anni oggi, dopo la mezzanotte abbiamo fatto gli auguri a Giuseppe con questo brano. Appena siamo andati dietro, qui ha cominciato a fare, ma per San Rocco niente, per San Rocco niente. Facciamo il brano a Rocco, dai. Lo dedichiamo a Rocco e a tutti i Rocco qui presenti. Mm.
sole in cielo, un nuovo giorno se ne va, passa e va per la sua strada. Un cavallo bianco come un velo, via da qui ci porterà, ci insegnerà la nuova strada. Yeah.
Grazie, grazie, grazie. Buonanotte a tutti. Grazie.